ci dà la garanzia che questo progetto sarà un progetto che verrà sponsorizzato anche da Giorgia Meloni, per far sì che possa essere risolto il problema di tanti, comunque al di là pendolari che vanno a Roma per lavorare, ma di tanti giovani che devono raggiungere la capitale anche per andare all'università o anche per raggiungere i licei di Roma, le scuole di Roma. Quindi è importantissimo questo progetto e chiedo a Giorgia di intervenire su questo. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui in un orario sicuramente non usuale. Ci tenevo a venire anche qui a Marino in una campagna elettorale abbastanza breve, molto intensa. Cominciamo, diciamo così, a sentire la stanchezza, però molto importante per noi, molto importante per Fratelli d'Italia, il sostegno a Fabrizio De Santis, sindaco di Marino. Abbiamo pensato di venire qui a Santa Maria delle Mole, dove una parte estremamente consistente dei cittadini di Marino vive, per parlare come sempre di temi concreti, quello che non sanno fare gli amministratori che avete visto in questi 5 anni, perché voi qui avete la sfortuna, come noi romani, di avere la versione maschile di Virginia Raggi, cioè un'amministrazione fatta di persone che erano talmente incompetenti da aver risolto questa loro incompetenza con l'unica soluzione possibile, l'immobilismo. Non facciamo niente, così non ci sbagliamo. Io ho sentito dire al sindaco Raggi tante volte in questi anni: beh, ma noi stiamo imparando. Ma che fai il tirocinio da sindaco? Ma fallo da consigliere comunale. Preparati, studia, e quando sei abbastanza competente allora ti candidi sindaco, perché altrimenti le tue inefficienze, le tue incapacità le pagheranno i cittadini. Le hanno pagate i cittadini di Roma, le hanno pagate, le stanno pagando i cittadini di Marino. Non così Fabrizio De Santis, ovviamente, perché la classe dirigente che solitamente Fratelli d'Italia candida a rappresentare i propri cittadini è una classe dirigente invece estremamente competente. Oggi i sindaci sono la prima fila, diciamo, della politica. Forse fare il sindaco oggi è la cosa più difficile che ci sia, non ci puoi mettere quelli che stanno ancora imparando, ci devi mettere i migliori che hai. Proprio stamattina sono stata molto contenta, Presidente del Consiglio era all'Aquila e facevano i complimenti al sindaco di Fratelli d'Italia, al sindaco dell'Aquila, è uno dei migliori sindaci d'Italia, dicono le diciamo stime di gradimento. È così per moltissimi dei nostri sindaci, tutti. Perché avere la responsabilità di rappresentare i cittadini, beh, significa anche scegliere con responsabilità chi li deve guidare. Noi abbiamo fatto questa scelta, l'abbiamo fatta con convinzione, vi chiediamo di darci una mano, perché anche qui le cose possono cambiare. Possono cambiare con progetti concreti. Marco Silvestroni, che ringrazio, parlava del progetto della metropolitana leggera dei Castelli Romani. Qual è il partito che in questi anni, senza avere l'amministrazione del comune, quindi stando tecnicamente all'opposizione del comune, ha portato questo tema in Parlamento, l'ha portato a tutti i livelli possibili e immaginabili? Si chiama Fratelli d'Italia. E certo avremmo potuto, eravamo all'opposizione, ma perché dovrei, come avrebbero fatto tanti altri partiti, no? Se la smazza il sindaco, lo facessero i 5 Stelle, visto che governano, no! No, perché noi pensiamo che anche dall'opposizione un partito possa e debba fare il suo lavoro, esattamente come su Roma siamo stati l'unico partito, pur essendo all'opposizione, del comune e della regione, comune in mano al partito di maggioranza relativo 5 Stelle, regione in mano all'altro partito di maggioranza durante il governo Conte 2, PD, e siamo stati noi l'unico partito a portare in aula il tema di Roma Capitale, poteri, risorse per una città che chiaramente è estremamente complessa e non può essere governata con gli stessi poteri di un qualsiasi altro comune. Lo dico a voi perché chiaramente voi state sul confine, non è che le vicende di Roma non siano vicende che vi riguardano. Noi siamo l'unica, abbiamo l'unica capitale al mondo alla quale non viene riconosciuto lo status di capitale tra le grandi democrazie occidentali. Ora non dico che si debbano spendere su Roma i soldi che la Francia ha messo sul progetto della Grand Paris, 44 miliardi di euro, ma manco trattarla come se fosse il comune di, non lo so, di Bagnacavallo, nel senso, è una città estremamente complessa, è una città estremamente difficile, è una città che rappresenta ovviamente l'immagine sulla nostra, la foto sulla,
sulla carta d'identità della nostra nazione. Quindi gli investimenti che si fanno in quest'area, intendo Roma come area metropolitana, sono investimenti che si fanno non nell'interesse dell'area metropolitana in sé, si fanno nell'interesse dell'Italia nel suo complesso. Ma voi pensate che le campagne che ci fanno ogni settimana, no, col New York Times che pubblica le foto dei cinghiali a passeggio per la capitale invece di pubblicare quelle di Fontana di Trevi, siano disinteressate? Certo, i cinghiali ci stanno. Ci abbiamo i cinghiali, ci abbiamo i gabbiani assassini, ci abbiamo i topi grandi come il Labrador. Praticamente la Raggi è stato uno zoologo a Roma, ha fatto, invece sì. La metteremo a capo del bioparco. Ci abbiamo anche i grilli. Mi saluta Biondi, ciao Biondi. È sempre il sindaco dell'Aquila. E dicevo, perché pubblicano queste foto? Pubblicano queste foto perché sanno che se Roma fosse una città che funziona, la sua area metropolitana fosse una città che funziona, fosse un'area che funziona, chiaramente non ce ne sarebbe per nessuno sul piano del turismo. Allora, perché il progetto della metropolitana leggera? Perché nel quadrante sud dell'area metropolitana ci sono una serie di bellezze, chiaramente sul piano dell'enogastronomia, sul piano della cultura, sul piano dei beni culturali, ci sono molte cose estremamente importanti che con ovviamente uno sviluppo decente potrebbero portare anche qui un diverso sviluppo turistico. Invece questo non è stato fatto, sono anni che il progetto è fermo. Noi abbiamo chiesto che venisse inserito, chiediamo che venga inserito tra i progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, 250 miliardi di euro con i quali indebitiamo i nostri figli. Ecco, possiamo indebitare i nostri figli se con quei soldi ci facciamo qualcosa che rimane ai nostri figli, invece di pagarci la spesa corrente. Cioè, io non credo che si debbano spendere i soldi del PNRR, per intenderci, per comprarci banchi a rotelle. Credo che ci si debbano fare le infrastrutture per consentire a questa nazione di svilupparsi adeguatamente. Purtroppo lo dico perché è già accaduto. Voglio dire, io considero imperdonabile come si sono spesi i soldi in questo tempo, durante la pandemia. Guardate, nel 2020 il prodotto interno lordo italiano, il PIL italiano, è stato il quarto dato peggiore dall'Unità d'Italia oggi. I tre dati peggiori di quello del 2020 sono tutti degli anni della Seconda Guerra Mondiale. Questo vi fa capire la situazione economica nella quale noi ci troviamo. Oggi vi dicono, va tutto bene, ci abbiamo la ripresa. Ma c'è avuto un meno 9% lo scorso anno, un rimbalzo del 4% quest'anno, voglio dire, è matematica, cioè è scontato in assenza di un lockdown generalizzato. E tutti, bravi, andiamo benissimo. Nessuno dice che abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro, nessuno dice che hanno chiuso 400.000 aziende solo nel campo dei servizi, nessuno dice che il 40% delle imprese rischia di chiudere e che non ci si è occupati abbastanza di mettere in sicurezza quelle imprese, perché signori, comunico ufficialmente che la ricchezza non la crea lo Stato. Cioè, le idiozie che vanno raccontate i 5 Stelle modello, abbiamo abolito la povertà per decreto, giusto i 5 Stelle ve le possono dire. La ricchezza la producono le aziende, la producono i loro lavoratori. Se quelle aziende chiudono, noi il dato di contrazione del prodotto interno lordo, meno 9%, ce lo portiamo dietro per 10 anni, chiaro? Quindi la priorità doveva essere mettere in sicurezza quel tessuto produttivo. E invece noi coi soldi ci abbiamo comprati i monopattini, ci abbiamo fatto la lotteria degli scontrini, ci abbiamo presi i banchi a rotelle, ci abbiamo finanziato le consulenze dei ministeri, ci abbiamo pure rubato un po' sopra, perché la mangiatoia del Covid è stata una cosa vergognosa, con le mascherine stravagate mai arrivate, con le consulenze, con gli appalti diretti dati agli amici degli amici. E voglio sapere dove sta la magistratura che di questo non si occupa, curiosamente, eccetera eccetera. E quindi noi lo vogliamo dire anche in questo territorio. Chiaramente, quali sono gli elementi economici su cui l'Italia può costruire lavoro? L'identità, il marchio. Il marchio è la cosa più potente che noi abbiamo. Il marchio Italia è il terzo marchio per riconoscibilità al mondo, primo marchio nazionale. Non c'è una nazione al mondo che sia più forte nel made in. Il made in Italy è il più forte al mondo. Che vuol dire? Vuol dire che una nazione normale investirebbe tutto su questo. Cioè, hai voglia, nel tempo della globalizzazione, dove la concorrenza, oltretutto molto spesso sleale, è fortissima, pretendere di competere sulla quantità del prodotto? Noi non possiamo competere sulla quantità, ma sulla qualità, sull'unicità,
sul marchio, su tutto quello che alla fine i cinesi non ci potranno copiare mai. Noi lì siamo imbattibili e lì dobbiamo investire. Allora marchio, enogastronomia, agroalimentare, tutto il tema chiaramente del... Anche potremmo diciamo fare tantissimo con tutto il tema del lusso. Il lusso oggi è un mercato in espansione in tutto il mondo, i marchi italiani da questo punto di vista sono potentissimi. Dovremmo investire su tutto questo, chiaramente per farlo servono infrastrutture adeguate, per esempio, perché poi tu puoi anche avere la più alta concentrazione di beni architettonici, di beni artistici e culturali al mondo, ma se la gente non ci arriva, o se la gente è scomoda, o se è insicura quando viene, non ci viene. Perché oggi è così, la competizione è altissima. Allora perché veniamo qui a parlare con Fabrizio De Santis del tema della metropolitana leggera? Perché noi pensiamo che possa essere una grande volano di sviluppo e che possa anche essere un modo per far sì che i tanti pendolari che dai castelli si spostano per lavorare a Roma non vengano trattati come cittadini di serie B con viaggi impossibili. E questo tema dei mezzi pubblici è un altro grandissimo tema, e poi chiudo perché avevamo detto che non sarebbe stato un comizio, non vi voglio ammorbare, ma questo dei mezzi pubblici è un altro grande tema di sviluppo, non solo della capitale, di sviluppo della capitale, di sviluppo italiano, tra l'altro soprattutto in epoca Covid, se me lo consentite, perché ha voglia di dire il Green Pass, il vaccino, bello tutto, ma la prima cosa che andava fatta, l'unica che non è mai stata fatta, era il potenziamento dei mezzi pubblici. Sono 2 anni che lo diciamo, perché non è che ci voglia proprio un virò, un genio, Burioni, teso che secondo me ci capisce più il Mago Tel, ma insomma, diciamo, non ci vuole un fenomeno per dire, per capire che, cioè, che ci hanno detto sul Covid, no, Covid si propaga facilmente negli spazi chiusi dove non c'è ricircolo dell'aria, non c'è distanziamento, quindi... Qual è il principale luogo di contagio? Le palestre o le metropolitane? O gli autobus? Allora, che cosa hanno fatto i governi in questi anni? Hanno fatto la cosa più facile. I ristoranti sono chiusi. I ristoranti sono chiusi dalle ore 18. Conte addirittura disse: abbiamo chiuso i ristoranti alle 18 per decongestionare i mezzi pubblici. Ai 10 di sera. Ma stai bene? I mezzi pubblici sono stipati alle 8 del mattino, mica ai 10 di sera l'uscita dai ristoranti. Poi ci hanno detto, abbiamo comprato i monopattini per decongestionare i mezzi pubblici, quindi vi comunico ufficialmente che chi di voi lavora in centro, il monopattino ci deve andare, ho chiaro? Che non ve la sentite? State scherzando, tutte le mattine un Ironman fate, vedi che fisico che vi viene alla fine dell'anno, ma capite la foto? Oggi Green Pass serve per andare sui treni ad alta velocità, ma sui mezzi pubblici no, perché loro hanno, diciamo, hanno male interpretato la dicitura il Covid viaggia veloce, hanno pensato, dice, viaggerà sull'alta velocità, e quindi noi lo mettiamo sui treni ad alta velocità, abbiamo risolto il problema. Vi rendete conto della follia? E noi perché diciamo queste cose? Cioè, scusatemi, qual è l'evidenza scientifica di dire Green Pass sulle metro no e appunto sull'alta velocità sì, oppure al ristorante sì, ma se il ristorante sta dentro all'albergo no, oppure se vai al bar e prendi il caffè al bancone non ti serve, ma se ti metti seduto ti serve? Qual è l'evidenza scientifica di questa roba? Per aver fatto queste domande siamo diventati Novax, un'altra delle etichette che ci appiccicano. Io non sono mai stata Novax, sono No-Tax, quello sì. Sono contro l'aumento delle tasse, sono una grande no tax, e infatti siccome sono una grande no tax, vi dico l'ultima cosa e poi giuro che mi taccio, siccome sono no tax adesso c'è un'altra bella battaglia che sta facendo e che farà Fratelli d'Italia. Io ho sentito Mario Draghi dire noi non aumenteremo le tasse, beh grazie, come buono lei, però poi il governo lavora alla revisione delle stime catastali delle case, voi lo sapete che vuol dire questo, vero? Questo vuol dire che se vengono rivalutate, viene rivalutato il valore delle vostre case, vi aumentano tutte le tasse collegate alle case. E vi dico di più, perché questo non lo dice nessuno, non solo, vi si modificano i parametri ISEE. Per cui per paradosso voi nella stessa identica condizione nella quale eravate il mese scorso, con la revisione dell'estimo catastale fra 2 mesi vi ritrovate che non state più in graduatoria per l'asilo nido. È una follia! Contro la quale Fratelli d'Italia è pronta a fare le barricate, perché non è questo il momento di rivedere le stime catastali. Allora vedete, cose di buonsenso, normali,
di persone dotate di senno che dicono quello che pensano, che dicono la forse per questo noi diamo tanto fastidio, perché siamo liberi, non abbiamo padroni e diciamo quello che pensiamo, sempre e comunque senza paura. Per queste ragioni io vi chiedo ovviamente di sostenere Fabrizio De Santis a sindaco di Marino, credo che Fabrizio possa essere per i prossimi 5 anni un sindaco straordinario. Certo, dice, ti piace vincere facile, considerate i 5 anni da cui venite, non è molto difficile, diciamo, fare peggio o fare di meno. Ma Fabrizio farà molto, molto meglio. E poi ovviamente vi chiediamo di dare una mano a Fratelli d'Italia, un partito del quale avete imparato a potervi fidare, perché noi non abbiamo 2 facce, 3, 4, 5, abbiamo una faccia sola, una parola sola, tante idee, ma una faccia e una parola sola. Grazie a tutti.